Dobby, Dobby, Dobby. Ciao, sono Walter da Lecce. Ciao, Walter. Voglio fare uno scherzo alla mia suocera con la dottoressa Lezzi. Bene. Who let the dogs out? Pronto? Sono la dottoressa Alessi dell'ASL veterinaria di Lecce. Allora, voi ci avete un cane, un bassotto arlecchino, giusto, Balù? Sì. Perché è stata trovata una deiezione, un pasticciotto di Balù in piazza Vittoria a Scunzano. Io sono molto previdente, io scendo sempre con la bustina e la metto nel bidoncino dei cani. Allora le arriva una multa perché lei non ha raccolto quando il cane si è accovacciato per farla. Lei non l'ha raccolta, ha capito? Sto scherzando, signora, la sto avvisando perché le arriva un bel plico con una multa e tutta la descrizione di queste analisi. Allora 1700 euro di multa le arriva, signora, per quella distrazione. Lei è pazza. No, io sono perfettamente pazza. In salute, tutto a posto. Ma come cazzo fa a sapere se è il mio cane o un altro cane? Mi scusi adesso, eh? Perché non l'ha sentita la normativa. Dubbio perché legittimo. Dal DNA si risale al padrone, esatto. Che è il signor Buttazzo. Che il Buttazzo l'ha buttata a lei praticamente. Guardi, io devo chiamare il mio figlio e glielo chiedo come cazzo ha potuto essere che ha dato il mio numero a lei. Perché a stava voi, lavorando, dice che stava Buttazzo? Lavorando. Io le dovevo solo dire che le arriva un plico. Plico. E poi le arriva pure un tutore che le aiuta a prendere. Lei come lo raccoglie, esatto, da terra? Come con la bustina, ma lei sta parlando solamente a me e non pensa che ci sono tanti mila altri cani che comunque io mi vivo. E potete chiedere, potete chiedere alle persone che mi vedono giù quello che io faccio. Che fa? Okay? Sentiamo, mo con tutte le buste consumo quando scende, raccoglie tutto? Tutto, no, la busta, io raccolgo solo quelle del mio cane. E allora quando scende giù che cos'è che fa di così speciale? Vedo altre civette. No, senta signora, allora le dico, le arriva il tutore, ha capito? Così la mattina, a che ora lo scende giù il cane? Alle 8, scende. Le 8, 8 e mezza. Dipende. Alle 8 domani verrà, moglielo passo. Ecco, sta abbaiando pure il cane, perché stiamo risentendo. Me l'ha fatto abbaiare. Allora, e lei quando abbaia che dice? Che cosa, sentiamo l'educazione che dà. Balù! Se n'è andato nella sua cuccia. Vai, le passo il tutore. Sì, buongiorno, sono il tutore. Ascolti signora, io vorrei venire in base ai miei impegni già domattina, intorno alle 7:30, la trovo in casa. Sì, lei va bene quell'orario, magari gliene porto un altro che si chiama Scott e così vedrà come ci fa. Ma scusami. La signora di prima non ascolta. Scusami, non mi stai riconoscendo. Ma col c***o, sono la dottoressa Alessi, Assundina di RDS, però di tutti i pazzi. Ciao! Che cosa vuoi dire? Quando viene a casa, poi non gli dirò più vieni dal tuo suocera, che ti ho preparato qualcosa da mangiare. Ecco. Così, dagli i croccantini che è meglio. Ciao! Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi.